ci è arrivata la risposta che si aspettava dopo la brutta sconfitta a Pozzallo, una vittoria piena, con merito anche con parziali importanti a Partanna? Sì, è arrivata, anche se secondo me dobbiamo ancora migliorare su tante cose. Adesso queste due settimane prima della sosta dobbiamo continuare a fare il lavoro soprattutto sul contrattacco, perché il cambio palla su alcune situazioni sta migliorando, però sul contrattacco abbiamo ancora dei numeri abbastanza bassi, quindi dobbiamo migliorare su queste cose qui e poi cercare di avere anche un po' di continuità più in battuta. Ora finalmente una serie di gare in casa che permetteranno appunto di poter lavorare al meglio, anche delle avversarie che forse permetteranno di potersi concentrare bene anche su quelli che sono appunto gli aspetti tecnici da migliorare. Eh sì, adesso incontreremo Catania, poi incontreremo l'altra squadra di Lamezia, e sono due settimane importanti perché, come ho detto prima, abbiamo bisogno di lavorare su alcune situazioni e dobbiamo farlo con la massima concentrazione, cercando di migliorarlo il prima possibile, perché poi sfrutteremo anche la sosta di Natale appunto per continuare a fare questi lavori per ancora migliorarci su altre cose. L'analisi del prossimo avversario: la classifica dice che ha solo 3 punti in classifica per la vittoria contro Vibo, però i parziali, soprattutto in determinate partite, quelle giocate contro le squadre più forti se vogliamo, hanno fatto vedere che non sempre ha perso nettamente. Sì, sì, è vero, perché la stessa cosa l'avevo visto io, ho visto un po' di risultati che ha fatto e non ha mai perso malamente, voglio dire. Quindi è una squadra che sicuramente gioca, e adesso qui però giocheremo in casa, avremo un pochettino da parte nostra la spinta del pubblico, quindi cercheremo di fare la migliore pallavolo che abbiamo adesso in questo momento. Il tempo stringe, la Lamezia deve fare conti anche con una classifica in virtù della Coppa Italia. Le giornate sono rimaste poche, quali sono insomma le aspettative, quali sono le attese anche sue? Io dopo la partita di Pozzallo ho detto ai ragazzi che adesso non dipende più da noi, perché non dipende più da noi andare a centrare questo primo obiettivo, e dipenderà anche da quello che fa Pozzallo e Cinque Fronti. Noi da parte nostra cercheremo, e sicuramente sarà fatto, non perderemo più punti per strada, perché la lezione ci deve servire, la lezione di Palermo, ma soprattutto quella di Pozzallo, ci deve servire di non affrontare, no, squadre con un atteggiamento un pochettino più basso, ma affrontare le squadre con l'atteggiamento alto, perché si rischia di perdere punti in qualsiasi altra situazione, in qualsiasi altro campo. Ecco, ci servirà sicuramente le lezioni, ragazzi, se penso che abbiano capito, come abbiamo capito anche tutti quanti noi, che la tensione e l'atteggiamento deve essere sempre al massimo.